L'endometriosi è una malattia delle donne, in particolare in età fertile, ed è una patologia che colpisce veramente un grande numero, 3 milioni vengono stimati in Italia, e ovviamente è severa perché provoca ovviamente frequenti condizioni di dolore pelvico e nell'età giovanile ovviamente anche alterazione del ciclo e sterilità. È una patologia severa proprio perché intanto colpisce circa il 20% delle donne. E poi basta pensare ad alcuni dati che vengono oramai dalle ricerche anche del Ministero della Salute, basta pensare che ogni anno 33 milioni di giornate lavorative perse di donne che si devono astenere proprio dal lavoro per questi disturbi, 126 milioni costano le cure farmacologiche e 54 milioni di euro costano le cure chirurgiche. Per quanto riguarda l'attività che noi svolgiamo al Garibaldi, che storicamente dal 2004 abbiamo fondato questo ambulatorio proprio per l'endometriosi, devo dire che massimo sviluppo è stato dato a tutte quelle che le condizioni, prima di tutto della diagnosi appropriata, della diagnosi precoce, ma più che altro della terapia chirurgica, specie per i casi severi, quando si parla di endometriosi profonda. Ma indubbiamente un apporto notevole l'ha dato il governo regionale, l'Assemblea, nel votare nel 2019 una legge che istituisce in Sicilia la rete regionale per l'endometriosi e identifica all'interno di questa legge due centri di riferimento di cui, regionali, di cui per la Sicilia orientale è il Garibaldi di Catania. Quello che noi vogliamo realizzare con la promozione di questa rete. Prima di tutto è che la diagnosi non venga sottostimata e avvenga il prima possibile, perché il ritardo diagnostico significa un peggioramento di tutte le sequele che questa patologia potrà portare. Ecco perché per noi è importante far conoscere questa patologia, andare alle scuole, promuoverla specialmente nei giovani che hanno dolore con il ciclo mestruale e che chiaramente spesso viene considerato normale, è vero che lo può essere, però in alcuni casi, proprio nel 20%, può esserci già endometriosi e questo significa diagnosticarla e trattarla immediatamente, sia sotto il profilo farmacologico e nei casi che è indicato anche da un punto di vista chirurgico. È chiaro che la chirurgia non può essere eseguita in tutti le unità operative di ginecologia, perché? Perché ovviamente va stadiata e quindi in relazione alla complessità e alcuni trattamenti devono essere eseguiti in reparti dove la chirurgia profonda, radicale, che viene eseguita in maniera appropriata. Perché? Perché spesso l'endometriosi profonda può anche colpire i nervi sacrali, i nervi sciatico e quindi questo significa anche sequele sotto il profilo sensitivo e motorio. Quindi il nostro auspicio è che tutte le donne devono sapere che esiste un centro di altissima qualità e nello stesso tempo che possono farsi promotori anche di un controllo anche preventivo proprio per escludere che ci possa essere questa grave patologia.